Buon pomeriggio. Oggi ho fatto un po' in ritardo il video per quanto riguarda la luna, però è appena entrata in bilancia questa luna, oggi 12 maggio, ricordiamocelo. Appena è entrata in bilancia la luna, per cui abbiamo ancora 2 giorni di tempo per questa luna in bilancia. Ricordiamoci, oggi tra l'altro è giovedì, il giorno dedicato a Giove. Ricordiamoci, importante, che praticamente ancora una volta scendiamo nell'ipotetica visualizzazione del nostro corpo, per cui la luna in bilancia sovrintende il funzionamento dei reni, della vescica, anche lei del pancreas insieme alla vergine, dell'insulina. Quindi delle vene, della pelle, intesa comunque come senso del contatto, che è del tatto. E allora siamo scesi ancora di più in questo ipotetico scan del nostro corpo. La Luna nei prossimi 2 giorni ci renderà più sensibili questi organi, li ripeto: reni, pancreas, vescica, vene, pelle, senso del tatto, quindi la pelle intesa comunque, pelle intesa come tatto, non pelle come derma, pelle come tatto. Insulina, quindi occhio per i vari problemi che potremmo avere con il diabete, con eventuali innalzamenti, abbassamenti di zucchero, eccetera, eccetera. Mi raccomando, siamo in fase di luna crescente, niente operazioni chirurgiche, tranne che non siano indispensabili, giusto? La luna in bilancia. Luna in bilancia cerca sicurezza. La bilancia ha sempre bisogno di sicurezza, la bilancia non sa mai qual è la mossa giusta, l'azione giusta per rendere felice gli altri, non se stessi gli altri. Se c'è da riconoscere qualcosa, la bilancia è proprio questa, che è uno dei primi segni che si apre agli altri, e si apre proprio in questo senso, cerca sempre di compiacere gli altri. Quindi la soddisfazione della bilancia passa spesso attraverso il compiacimento degli altri. Poi però magari ha degli eccessi, non si rende conto quanto lascia indietro di sé per compiacere gli altri. Troveremo spessissimo delle bilance che hanno dei problemi di equilibrio, ma ricordiamoci le 2 stadere della bilancia. Perché? Perché hanno problemi proprio ad equilibrare, hanno difficoltà ad equilibrare la loro parte rispetto a quella degli altri. Difficile che troviamo una bilancia che prenda posizione, difficile che troviamo una bilancia che litighi aspramente. Ma che litighi soprattutto tenendo conto delle sue idee. La bilancia è facilmente non cambia idea, non è quello che voglio dire, però sicuramente riuscite a convincerla più facilmente, ma non perché l'avete convinta dentro, ma perché non ama le polemiche. Okay, quindi cerca sempre allora un capo, 10 adepti. La bilancia dirà sì a tutti e 10, ma non lo fa perché vuole mancare di rispetto, ma perché sente questa necessità di lasciare tutti soddisfatti e contenti. Quindi in questi 3 giorni, in questi 2 giorni, sentirete questo bisogno di soddisfare, di soddisfazione dell'altro, una soddisfazione che passa attraverso di noi o la nostra soddisfazione passa attraverso l'altro, questo dobbiamo dirlo. Ok, che grande bisogno di armonia e di equilibrio, quella è la cosa fondamentale che troviamo nella bilancia, grande, grandissimo bisogno di armonia ed equilibrio. Vediamo l'affermazione del giorno, anche se un po' in ritardo, però magari lo faremo per domani. Allora, l'affermazione del giorno: sono responsabile di me stessa. Il problema proprio con la bilancia ci sta, perché spesso noi sentiamo questo bisogno di accontentare, di soddisfare, di lasciare gli altri contenti, ma la responsabilità della loro felicità non è cosa nostra, è
A noi è deputata solo la nostra felicità. Noi siamo responsabili solo di noi, non di quello che gli altri vanno a fare, pensano, eccetera, eccetera, o agiscono. Non siamo responsabili della felicità degli altri, perché quello è loro responsabilità. Noi siamo responsabili solo di noi stessi, che sia felicità o infelicità. Ricordate che c'è un detto che è girato spesso su Facebook, ma che io reputo molto importante. Io sono responsabile di ciò che dico. Sei tu responsabile di quello che capisci, non sono io. Quindi ricordiamoci, noi siamo responsabili solo di noi stessi, non degli altri. Questa è una cosa che a me piace tantissimissimissimo, se si può dire così. Allora, mi ha detto che oggi è giovedì. Giovedì è giorno di Giove. Colori quindi giallo, oro e colori del sole. Vi ricordo che Giove è passato in Ariete. Giove ha fatto il giro di boa dei 12 anni. È vero che passerà veramente l'anno prossimo per attuare in Ariete, però già questo passaggio è fondamentale. Si aprono porte incredibili in questo momento. È un giorno in cui ci si sente spirituali, un giorno in cui va bene anche fare opere di carità, azioni altruistiche per il bene di tutti. Questo è un giorno di tutti che va a dare risalto al bene di tutti, ok? Al bene collettivo. Adesso andiamo a vedere qual è l'affermazione del giorno secondo Alessandra Donati. Lamento. Sono l'unico padrone dei miei pensieri e delle mie parole. Che poi alla fine, guardate le cose quando devono. Alla fine si rifà molto all'affermazione di cui abbiamo parlato prima. Sono responsabile di me stessa. Come vedete, sono l'unico padrone dei miei pensieri e delle mie parole. Sono io responsabile. Lamentarsi. A che serve se poi io mi lamento di cosa? Di come sono andata male, di come è andata male, di quello che succede, ma cosa sto facendo perché le cose vadano meglio? Quali pensieri stessi metto in atto perché le cose vadano meglio? Ok? Quindi ricordiamoci, lamentarsi non serve, bisogna mettere in atto azioni e parole perché le cose vadano nella maniera da noi desiderata. Ok, cari. Oggi 12 maggio è finito, noi ci vediamo prestissimo. Bye bye.